Buongiorno a tutti per un altro consiglio del giorno, anzi buonasera, siamo all'ora del tramonto qui nella bella e meravigliosa Liguria, la mia terra, per questo consiglio del giorno. Oggi vi vorrei dire e ricordare che la laringe è il nostro strumento, la nostra voce e il fiato sono assolutamente sempre, sempre, sempre in tandem, cioè lavorano insieme e quindi se sono in armonia diventa una bellissima collaborazione, se sono invece in disarmonia diventa un problema, un po' come nei matrimoni. Quindi cerchiamo di trovare questa armonia in quanto sempre il fiato, eccolo qua, il campanile. Il fiato reagisce a quello che incontra nella via d'uscita, quindi a livello della laringe. E la laringe quindi ha una funzione importantissima per controllare il fiato. Bisogna lavorare molto bene sulla nostra adduzione cordale, sulla chiusura cordale. Se questo non è a posto, avremo sempre, sempre un problema di fiato, carenza di fiato, poco controllo del fiato e quindi si andrà veramente a lavorare con grandissimo stress. Ricordiamoci che queste due cose, o anche ad esempio un eccesso di fiato può portare anche, grazie, un eccesso di fiato può anche portare a una costrizione, può portare a suoni sfiatati, può portare anche ad esempio a una difficoltà a chiudere bene le corde o viceversa, una audizione cordale non tonica, quindi non efficiente, porterà a perdere il fiato, in altre parole, un po' come avere una ruota bucata. Insomma, le due cose assolutamente sono correlate. E quindi ricordatevi, mi raccomando, di averne molta cura. Ricordatevi che noi cantiamo sul fiato e non con il fiato. Cercate di capire che cosa significa. Significa che noi in verità andremo a fare sempre, costantemente, una resistenza all'aria. Quindi un canto sano, un canto bello, un canto intenso ha innanzitutto a che vedere con una perfetta adduzione cordale. Questo è proprio l'ABC, l'Antico Testamento, l'alfabeto, cioè è proprio la base, le fondamenta del nostro canto. Allora, con questo vi lascio, spero di avervi dato qualche suggerimento, qualche idea per cantare meglio, in modo più efficace, efficiente e facile. E vi saluto mentre il sole sta tramontando qui nella nostra bella Liguria. Un bacione a tutti e buon canto da Capissin. Arrivederci!